Il custode di Terra Santa, padre Pizzaballa, lei ha la responsabilità appunto di garantire la fruibilità dei pellegrinaggi, di garantire la devozione, la convivenza pacifica tra popoli e culture. Quanto preziosa è questa guida appunto nella prospettiva di una migliore comprensione del pellegrinaggio, ma anche di una maggiore evangelizzazione a partire dai luoghi dove si è verificato l'incontro tra Dio e l'uomo? È uno strumento nuovo, prezioso, completo, che condensa la intensa esperienza dell'autore, che ha più di 40 anni di esperienza di Terra Santa, anche di passione. Quindi credo che sia uno strumento valido sia dal punto di vista culturale, ma anche per il pellegrino che vuole ripercorrere quell'itinerario. Cosa non deve mai mancare nello zaino di un pellegrino che giunga in Terra Santa? Umiltà, curiosità, preghiera. In che maniera i pellegrini possono contribuire ad una pace vera e duratura nella terra di Gesù? I pellegrini contribuiscono moltissimo ancora oggi, perché sono pacifici, non vanno con scopi politici o di altro genere, semplicemente vogliono conoscere e pregare, e visitano, arrivano a tutte le realtà e aiutano anche economicamente, un aspetto anch'esso importante. Quindi è una delle funzioni principali di pace in Terra Santa. La Terra dell'Alleanza è il libro nel quale il direttore tecnico dell'Opera Napoletana Pellegrinaggi, Mario Russo Cirillo, compendia la sua conoscenza personale e diretta dal 1962 ad oggi. Un itinerario che si sviluppa attraverso la Bibbia, ma anche attraverso la storia, l'arte, l'archeologia, la politica. A chi si rivolge questa pubblicazione, direttore? Ma si rivolge soprattutto ai pellegrini che si portano in Terra Santa per ripercorrere il cammino di nostro Signore Gesù. Quindi la guida è divisa come in quattro parti, e ogni parte descrive i luoghi della Galilea, della Samaria, della Giudea, e Gerusalemme ha tutta una sua parte dedicata, e poi c'è un'introduzione sulla storia e sulla geografia di Israele. Padre Pizzaballa, custode di Terra Santa, che pregia con la sua prefazione questa pubblicazione, dice che compendia un vuoto. È uno strumento questo dunque che serve prima, durante e dopo il pellegrinaggio. Può dare anche un contributo a portare la pace in quelle terre benedette da Dio, ma anche lacerate dalle tensioni umane? Ma io credo che se cresce l'amore di Dio in quella terra fra tutte le religioni monoteistiche, quindi credo che questo certamente porterà la pace, e quindi credo che il contributo che tutti noi cerchiamo di dare serva anche a questo, cioè a far crescere l'amore verso Dio. È un atto d'amore questo libro, diceva Monsignor Gennaro Matino, custos della diocesi di Napoli, che è un atto d'amore per la Terra Santa ma anche per Napoli, perché sono fortissimi i legami tra Napoli e la Terra Santa. Beh, certo, dobbiamo dire che i luoghi santi sono stati affidati ai padri francescani dal Papa Clemente VI, dopo che i reali di Napoli acquistarono i diritti ad officiare in quei luoghi, e il Papa successivamente, con una sua bulla, costituì la custodia del Monte Sion originariamente. E infine sia padre Castello sia poi Monsignor Farina hanno rimarcato quanto importante siano i pellegrinaggi nella evangelizzazione della Chiesa campana. C'è ancora un futuro per questa forma di viaggio al tempo del viaggio low cost? Io credo che questa sia l'evangelizzazione più efficace, perché per il tempo del pellegrinaggio si lasciano tutti gli affanni quotidiani, tutti gli impegni quotidiani, e ognuno si dedica all'ascolto della parola. E quindi diciamo che l'evangelizzazione per me passerà soprattutto attraverso l'attività dei pellegrinaggi. L'invito è l'anno prossimo a Gerusalemme.
il custode di Terra Santa, padre Pizzaballa, lei ha la responsabilità appunto di garantire la fruibilità dei pellegrinaggi, di garantire la devozione, la convivenza pacifica tra popoli e culture. Quanto preziosa è questa guida appunto nella prospettiva di una migliore comprensione del pellegrinaggio, ma anche di una maggiore evangelizzazione a partire dai luoghi dove si è verificato l'incontro tra Dio e l'uomo? È uno strumento nuovo, prezioso, completo, che condensa la intensa esperienza dell'autore, che ha più di 40 anni di esperienza di Terra Santa, anche di passione. Quindi credo che sia uno strumento valido sia dal punto di vista culturale, ma anche per il pellegrino che vuole ripercorrere quell'itinerario. Cosa non deve mai mancare nello zaino di un pellegrino che giunga in Terra Santa? Umiltà, curiosità, preghiera. In che maniera i pellegrini possono contribuire ad una pace vera e duratura nella terra di Gesù? I pellegrini contribuiscono moltissimo ancora oggi, perché sono pacifici, non vanno con scopi politici o di altro genere, semplicemente vogliono conoscere e pregare, e visitano, arrivano a tutte le realtà e aiutano anche economicamente, un aspetto anch'esso importante, quindi è una delle funzioni principali di pace in Terra Santa. La Terra dell'Alleanza è il libro nel quale il direttore tecnico dell'Opera Napoletana Pellegrinaggi, Mario Russo Cirillo, compendia la sua conoscenza personale e diretta dal 1962 ad oggi. Un itinerario che sviluppa attraverso la Bibbia, ma anche attraverso la storia, l'arte, l'archeologia, la politica. A chi si rivolge questa pubblicazione, direttore? Ma si rivolge soprattutto ai pellegrini che si portano in Terra Santa per ripercorrere il cammino di Nostro Signore Gesù. Quindi la guida è divisa come in quattro parti e ogni parte descrive i luoghi della Galilea, della Samaria e della Giudea, e Gerusalemme ha tutta una sua parte dedicata, e poi c'è un'introduzione sulla storia e sulla geografia di Israele. Padre Pizzaballa, custode di Terra Santa, che pregia con la sua prefazione questa pubblicazione, dice che compendia un vuoto. È uno strumento questo dunque che serve prima, durante e dopo il pellegrinaggio. Può dare anche un contributo a portare la pace in quelle terre benedette da Dio, ma anche lacerate dalle tensioni umane? Ma io credo che se cresce l'amore di Dio in quella terra fra tutte le religioni monoteistiche, quindi credo che questo certamente porterà la pace, e quindi credo che il contributo che tutti noi cerchiamo di dare serva anche a questo, cioè a far crescere l'amore verso Dio. È un atto d'amore questo libro, diceva Monsignor Gennaro Matino, custos della diocesi di Napoli, che è un atto d'amore per la Terra Santa ma anche per Napoli, perché sono fortissimi i legami tra Napoli e la Terra Santa. Beh, certo, dobbiamo dire che i luoghi santi sono stati affidati ai padri francescani dal Papa Clemente VI dopo che i reali di Napoli acquistarono i diritti ad officiare in quei luoghi, e il Papa successivamente con una sua bulla costituì la custodia del Monte Sion originariamente. E infine sia padre Castello sia poi Monsignor Farina hanno rimarcato quanto importante siano i pellegrinaggi nella evangelizzazione della Chiesa campana. C'è ancora un futuro per questa forma di viaggio al tempo del viaggio low cost? Io credo che questa sia l'evangelizzazione più efficace, perché per il tempo del pellegrinaggio si lasciano tutti gli affanni quotidiani, tutti gli impegni quotidiani, e ognuno si dedica all'ascolto della parola, e quindi diciamo che l'evangelizzazione per me passerà soprattutto attraverso l'attività dei pellegrinaggi. L'invito è l'anno prossimo a Gerusalemme.